Ciao Sergio, mi chiamo Marco Petruccelli, vivo a Ronciglione, sul lago di Vico. So che non sei mai stato da queste parti e ci piacerebbe a tutti noi dell'associazione Vico Spinning Club invitarti a pescare qui con noi. Condivisione è la parola chiave. Marco mi ha conquistato immediatamente, non tanto per l'invito a pescare lucci nel lago di Vico, uno dei laghi italiani più belli e affascinanti, nato da una caldera vulcanica, ma soprattutto per aver creato un luogo di aggregazione incredibile in pieno centro storico. Scontata è la passione della pesca. Caro Marco, certo che sì. Ho un'idea però. Era da tempo che pensavo di raccontare per immagini un argomento non ancora affrontato a dovere. I pescatori pensano troppo spesso solo alla parte bagnata della pesca, senza considerare le corrette tecniche di lancio per le esche artificiali. Per questa nuova esperienza non mi dedicherò troppo a voi. Sai, ho scoperto che a Vico siete tutti italiani ex Ox Flavie. Quindi la priorità è dare spazio ad analisi approfondite. L'analisi delle corrette tecniche di lancio è rivolta a ottenere il miglior risultato con la minore fatica possibile. Effettuare gesti atletici corretti permette di evitare affaticamenti, strappi, contratture e infiammazioni che possono insorgere con sequenze di lanci effettuati incautamente. Per non parlare poi dell'ottimizzazione della fase di pesca vera, ossia catturare di più. E so già chi è la persona giusta per trattare questo argomento importantissimo. L'appuntamento è domani mattina sul lago di Vico. Ora è opportuno ricordare che all'inizio di una giornata di pesca le prime esche che vanno lanciate sono leggere e i primi lanci devono essere morbidi e privi di strappi e forzature, perché i nostri muscoli non sono ancora caldi e quindi è inopportuno cominciare a lanciare un'esca pesante e con un lancio con movimenti rapidi. Quindi tranquillamente prendiamo la nostra canna da jerkbait e appoggiamo il primo lancio. E sono opportuni i lanci fuori mano. Ora mi giro e vi faccio vedere i lanci fuori mano. Si pensa che lanciando sempre da questo lato si abbia molto più spazio. Di verità, con un movimento corto fatto fuori mano e una canna reattiva come questa, un movimento di questo tipo basta e avanza per coprire 30 metri. Perché uso tanto i lanci fuori mano anche in acque aperte? Il lancio fuori mano in primis va usato dove c'è un ostacolo, dove io tengo l'esca più bassa per fare, diciamo, meno impatto sull'acqua, quindi vicino a un canneto, vicino a un ostacolo, vicino a un albero. Ma un movimento fuori mano è il movimento che ti fa meno e più economico possibile, fa meno movimenti possibili, ovvero l'esca mi arriva, ok? Giusto filo lungo, faccio altro che alzare e lanciare. È un risparmio di movimenti perché qui, soprattutto con queste canne moderne del manico lungo, la canna mi deve girare attorno, quindi mi risparmio tutta questa parte di movimento, di prendere e andare. Faccio semplicemente questo: arriva, schiaccio, spingo. Ma anche con le canne da jerkbait, con un semplice lancio, vediamo come riesco ad andare fuori. Track, fuori. Il movimento è corto, parte da qui e finisce qua. Ok? Sono ben piantato sui piedi. Ho lanciato più o meno come lanciare con un lancio alla mano, quindi sono arrivato là, con un lancio alla mano guadagno quei 7-8 metri. Introduciamo quindi il lancio con una canna medium, ovvero la canna che più spesso abbiamo in mano. Il lancio con la canna medium è una via di mezzo tra quello che è la tecnica del lancio con la canna da jerk e con la canna da gomme. Abbiamo una prima parte del movimento lento, che si chiude con un piccolo scatto per fare partire l'esca. Il filo è sempre abbastanza lungo e, diciamo, mi passa nella zona dell'orecchio per dare un riferimento, così, e il lancio alla mano prende e parte. Il lancio alla mano è un lancio progressivo che parte lento e finisce con un piccolo scatto. Il filo è sempre tenuto lungo, l'esca la porto dietro,
giro con la canna e chiudo con uno scatto di canna. Lo stesso possiamo farlo in presenza di un ostacolo, dove eseguo una sorta di pendolo e spingo avanti. Sempre morbido e lento il movimento dietro, che progressivamente aumenta. Un pendolo davanti, passa dietro, carico bene l'esca dietro e vado. E posso comunque di momento in momento decidere di cambiare la mia direzione di lancio. Completamente al contrario per quello che avviene in un lancio con una canna da jerk, il lancio con la canna da gomma deve essere lento, circolare e progressivo. Il movimento parte con l'esca nell'acqua, il filo deve essere molto lungo, spesso come punto di riferimento uso la spalla, quindi l'esca mi passa a fianco alla spalla. Ok? Quindi prendo, carico, dietro, fuori. È fondamentale che sin dai primi lanci cominciamo a immaginare che l'esca deve partire molto verso l'alto. Più in alto va l'esca e più abbiamo possibilità di sfruttare al meglio l'esca caricata dalla nostra canna e quindi di allungare il lancio. È fondamentale allungare i lanci per le pesche nelle grandi gomme, perché più il lancio sarà lungo, più la nostra esca rimarrà in profondità, quindi rimarrà più in pesca e quindi avremo più, sicuramente più attacchi. Vediamone un altro adesso, con l'esca che parte dall'acqua, utilizzato soprattutto per esche oltre i 200 grammi. Si utilizza su Replicant da 10, si utilizza sui Pounder e sui diversi Monster Bicoda che esistono in commercio. Filo lungo, tengo l'esca nell'acqua, lancio acqua, esca. Questo tipo di lancio partendo dall'acqua aiuta tanto, perché spesso sulle esche pesanti la cosa più gravosa è il proprio sollevare l'esca dall'acqua in se stesso. Se io parto col movimento, il lancio stesso mi solleva l'esca dall'acqua e me la lancia più lontano possibile.